Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Zolobelin. A cosa serve? Zolobelin è un medicinale veterinario a base del principio attivo lobelino cloridrato, appartenente alla categoria degli analettici respiratori e nello specifico test per la funzione respiratoria. È commercializzato in Italia dall'azienda ATI, azienda terapeutica veterinaria SRL. Zolobelin può essere prescritto con ricetta RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: ATI, azienda terapeutica veterinaria SRL. Concessionario: ATI, azienda terapeutica veterinaria SRL. Ricetta: RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Principio attivo: lobelino cloridrato. Gruppo terapeutico: analettici respiratori. Forma farmaceutica: flaconi iniettabili. Confezioni: Zolobelin Med SC 2 flaconi 5 ml. Principio attivo: 1 ml di soluzione contiene lobelina 1,8 mg, pari a lobelina cloridrato 2 mg. Indicazioni: asfissia dei neonati, stimolante di emergenza dei centri respiratori, incidenti da narcosi, stimolante della funzione del rumine. Posologia: somministrare Zolobelin per via sottocutanea, intramuscolare ed endovenosa alla seguente posologia: vitelli neonati 5 ml barra capo, bovini adulti ed equini 10 ml barra capo, suini, ovini e cani 2,5 ml barra capo. Le iniezioni possono essere ripetute cessata l'azione stimolante delle precedenti. Tempi di sospensione: carni 0 giorni, latte 0 ore. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.